Bullseye. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Cristallo con Date Tette. Come potete vedere non siamo più dinanzi la palestra di Olivinopoli, ma siamo di nuovo ad Amarantopoli. Allora ragazzi, in questo episodio io volevo catturare Heracross, solo che lo sto cercando da mezz'ora e niente, probabilmente lo catturerò in off camera e non ve lo farò vedere. E la cosa mi dispiace. Quindi andiamo avanti con la nostra storia e andiamo fino a Mogania, dove dovremo combattere col Team Rocket insieme a Lance. Qui facciamo taglio perché c'è Saikun, così scappa. Abbiamo un posto in meno. Le bacche non le prendo perché mi stanno sul cazzo. Ok, andiamo. L'acqua è calma, sì. Ah, ovviamente catturerò Lapras, che mi avete detto, già l'ho detto 7000 volte in un video, che si trova nella grotta di mezzo il venerdì. Lo catturerò appena mi sarà possibile e appena ho voglia soprattutto. Facciamo sonnifero perché mi sono scordato che Nidorina è di tipo veleno. Scusate, ho un po' la voce roca perché ieri sono andato a fare una partita di calcetto, il motivo per il quale non è uscito il video. Sono tornato tardi, ero tutto sudato e ho preso freddo e adesso ho un po' di mal di gola. Ma cose di niente, cioè sono cose di tutti i giorni. Allora ragazzi, mi fa molto piacere il fatto che nel momento in cui sto registrando siamo a 1986. Mancano 14 iscritti per i 2000. 2000 iscritti, cioè minchia, mica cazzi. Sono 2000 iscritti. Ovviamente devo ancora incontrarmi con Shodio, lui già sa che deve partecipare al mio video speciale per i 2000 iscritti. Non so di che cosa sarà il video speciale e adesso vediamo. E non lo so, però boh, sarà una sorpresa sicuramente. La persona speciale voi la conoscete e però non vi dico chi è. Dugtrio. No, non è Dugtrio. Non mi fa. Oh la madonna, hai capito Weepinbell. Allora, ho deciso ufficialmente la mia squadra per Johto. La squadra sarà Deplusion, Pidgeot, Heracross, Lapras. Deplusion, Pidgeot, Heracross, Lapras, Umbreon. No, Espeon. E il quinto probabilmente sarà Dragonite, che mi vedrete allenarlo prima della... No, non mi vedrete allenarlo, vedrete solo la doppia evoluzione registrata. E lo userò praticamente per la Lega e per Lance, perché altrimenti ci fa un buco di culo così. Ovviamente per Lance useremo anche... Ah, Lapras, perché così... ovviamente gli farò imparare mosse di tipo ghiaccio, così non può far altro che succhiarci la minchia. Quindi Lickingler vabbè. Quindi abbiamo trovato due cani leggendari su tre. Il terzo si farà catturare da Saikun, mentre Entei e Raikou saranno i Pokémon che scappano per la regione e attenderanno noi per giocare. In realtà gli sfonderemo l'ano e li cattureremo, sperando che non ci crashi la ROM dopo la Lega come Pokémon Smeraldo. Sì! Adesso se sono più veloce faccio sonnifero. Invece no, ciao Entei. Stato bello, insegna agli angeli come correre via. Poké fanatico Pio, padre Pio. Oh mio Dio, non sapevo che padre Pio giocasse ai Pokémon. Ah ragazzi, mi dispiace, ma oggi non questo oggi è mercoledì, sono le 13:54 e non avrete il vlog speciale perché io e gli special guest non siamo riusciti a registrarlo, dato che
Non abbiamo avuto tempo. L'università ci ha colto in pieno ieri, infatti lo stavamo registrando ieri, solo che siamo riusciti a fare solo il saluto iniziale e niente di più. Domani lo registreremo sicuramente. Madonna, tra poco vomito. Domani lo registreremo sicuramente, lo avrete mercoledì. Lo avrete mercoledì e vi risponderemo anche alle domande che avete fatto nello scorso episodio. La Weebly sta diventando una specie di macchina da guerra. Mi dispiace solo doverlo buttare nel box. Ovviamente io tenterò di completare il più possibile il Pokédex. Magari anche citando solo i Pokémon che per esempio si possono ottenere tramite scambio. Quelli lì. O forse non mi serve nemmeno. Ah, forse. No, Lugia mi pare che lo possiamo ottenere. Celebi non so come farò. Probabilmente lo citeremo, una cosa del genere. Metteremo il Game Shark per l'evento. E tenteremo di catturare anche lui. Per quanto riguarda gli altri leggendari, penso che li catturerò tutti. Penso. Che poi in Pokémon Cristallo non mi ricordo nemmeno se ci fu. Non mi ricordo se c'erano anche quelli delle generazioni prima. Adesso metto un attimo. No, non è vero, non metto un attimo in pausa, torno di nuovo giù. Questo qui era solo per allenare. Non passo di qua perché altrimenti il Team Rocket si fotte i soldi. Andiamo a curare. E poi proviamo a catturare Gyarados, che però sbatteremo giù nel box. Anche se so che è un ottimo Pokémon e per la serie. È il primo shiny che noi vediamo in un gioco Pokémon. A meno che voi non abbiate avuto culo di incontrarne uno prima di Gyarados Rosso, ma ne dubito, dato che la possibilità è molto 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 bassa. Ah, nel tempo in cui io ho battuto la testa con botto in testa, scusate il gioco di parole, contro gli alberi, mi sono usciti talmente di quei Pokémon che praticamente a momenti completavo il Pokédex. Cioè, mi è caduto dall'albero un fottuto Ekans. I Pineco, Pineco, come cazzo volete chiamarli. Ma soprattutto tanti, ma tanti, ma tanti Hutut addormentati. Cosa cazzo me ne faccio io degli Hutut? Oh, dato che ho una brutta esperienza con questo. Oh, ciao Magikarp. Brutta esperienza con Gyarados, mi permetterete di fare questo? Così se lo uccidiamo, ci riproviamo, eh. Gyarados rosso ghia. Anzi, no, non ci riproviamo, tanto comunque finirebbe nel box. Però è troppo figo, cazzo. Facciamo così. Meglio, almeno non ha fatto colpo. Oh, vedi, vedi? Puoi non svegliarti subito, grazie. Sei un amico. Potevi fargli qualche danno in più tu, no? Facciamo così, va. Vepige 9. Avete capito la battuta sopraffina, eh? Allora, ragazzi, mi sono rimasti 10 giorni per completare questa serie. Probabilmente non la completeremo. Cioè, io la completerò, però non la completeremo in 10 giorni. Il che significa che non avrete tutti i giorni video di Pokémon Y. Dal 12 ottobre, anche perché appena mi arriva il computer nuovo ho intenzione di fare anche altre serie. Quelle le sapete già. Quindi probabilmente quando mi arriverà il computer nuovo inizierete a vedere sul canale due video al giorno. Non vi prometto nulla. Vabbè, tanto io non lo catturerò mai questa cosa. Due video al giorno. Non vi prometto nulla perché non so se riesco a fare due video ogni giorno. Anche perché poi dovrei vedermela con Infostrada e la sua fottutissima connessione del cazzo. E soprattutto col mio modem che sta iniziando a perdere colpi. Ecco, appunto. Vabbè, sta iniziando a perdere colpi e sta iniziando a darmi un attimo di fastidio. Infatti ogni tanto non mi dà la linea wireless, i portatili dei miei familiari non riescono a prendere la linea, oppure non vede la linea, cioè gli parte il cancro e muore. E che cazzo? Ma vaffanculo.
Adesso si uccide. Vabbè, sono cose che capitano, cioè, capitano che non fa niente, sono cose tranquille queste qui. Questo qui è Lance, campione della Lega di Johto, e quarto Super 4 della Lega di Kanto, perché poi c'è il nostro rivale Blue, Green, Gary, Gay, come cazzo gli pare. E lui fa il quarto Super 4 perché è stato appena battuto da Gaia per... Che cazzo è successo? Vabbè. Qualcuno sarà caduto dalla moto, ma a noi non ci interessa più di tanto. Speriamo sia morto, così non fanno più casino. Non so se in questo video voglio mettere una canzone di sottofondo, perché YouTube ci ha reso disponibili delle canzoni senza copyright che noi possiamo usare nei video. Ma le ho ascoltate e mi fanno cagare. Probabilmente ne userò altre, non so da dove le prenderò però. Se non le sentite significa che non le ho messe e che mi scocciavo di farlo. Vai Krabby, insegnagli a usare Turbo Sabbia. Questo singhiozzo non so se è un singhiozzo o è un prevomito. La questa dei Team Rocket la faremo nel prossimo video, ovvero quello di domani, perché sono le 14 adesso e io tra un po' devo anche uscire. Ho una commissione da andare a fare con degli amici, sempre quelli dell'università, che... ma non... Su dovuto, please. Su dovuto, please. Bravo. Adesso sapete come mi sento. Dai, che dobbiamo stoppare il video, che altrimenti ci viene di 7 anni. Il prute la mano. Perché? Ah, ok. Vai Krabby, che probabilmente scomparirà dal nostro team, dato che abbiamo deciso di mettere Lapras. Ah, accanto invece, nella mia squadra qualcuno verrà sostituito da Tyranitar, che è uno dei miei Pokémon preferiti in questa generazione. E cercherò di usare il Vibia Link che mi avete suggerito, che è l'emulatore appunto, che però ti permette di... Oh! Ti permette di fare scambi, e cercherò di avere il mio Pokémon preferito in questa serie, ovvero Scizor, che è il mio Pokémon preferito della seconda generazione e il mio Pokémon preferito in assoluto per la cronaca. Anche più di Charizard, sì. Charizard è il mio secondo preferito. No, non voglio. Ok, OK. La smettete di passare tutti quanti nei miei video, please, smettetela. Allora, curiamo. Sì, puoi vedere. Vuoi vederlo? No, scherzo. Non te lo faccio vedere perché altrimenti mamma si arrabbia. E anche la mia amichetta con la quale mi sto sentendo, poi si arrabbia e mi manda in culo subito. Ecco, avete visto che si è aperto appunto un passaggio. Qui ci sarà la questa del Team Rocket che faremo nel prossimo video. Non so quanto io abbia registrato, sono tre... Porca puttana, abbiamo fatto un cazzo 14 minuti. Spero che questo video vi sia piaciuto come tutti gli altri. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, siamo quasi arrivati a 2000 iscritti. Sono a pezzi dopo la partita di calcetto di ieri, non riesco a muovermi. Che le tette siano con voi sempre. Datevi saluta. Ciao. Ah. Nessuno, no, scherzo a tutti. Ciao! Ciao.